The international community is blind and inactive in the face of the current economic and social catastrophe. In the midst of the decline, dishonest leaders are making a display of optimism. They put their hopes in economic revival without acknowledging or wanting to acknowledge that any progress achieved by applying the old traditional formulas will just lead to even further disasters. Facts. 1. In 1950, an inhabitant of our planet had an average of 17,000 cubic meters of water per year at his disposal. In 1995, this amount had dwindled to 7,000. By the year 2020, with or without economic recovery, 5 billion people, in other words, five sixths of mankind, will be suffering from an acute shortage of water. 2. The past 30 years of overfishing practiced by the inhabitants of the richest countries have reduced the ocean supply of fish by half. 3. The tropical rainforests, which represent our major source of oxygen, are shrinking year for year by an area equal to four times the size of Switzerland. People used to claim that the disproportionate wealth of a minority would give rise to a trickle down effect benefiting billions of poor. Whoever made this claim was lying. Fact 4. There are at least 80 countries today in which incomes are lower than in 1992. The rich superclass that has emerged in the last twenty years by running rampant over the structures of the constitutional state and violating the rules of the free market while singing its praises believes only in immediate consumption of time, of nature, of savings, of social wealth. Their horizons do not reach beyond their own prosperity and the direct exercise of power. They have no visions for our future. With vital support guaranteed on the part of the media apparatus and the role played by the banks and other institutions, they are devoted to a massive diversion of accumulated wealth, transforming it from a source of financing for the achievement of a universal high level of prosperity to a font of funding for the superclass itself, which is now in charge of its administration. This financial boon has made the rich neither more generous nor more intelligent. Fact 5. The aid rich countries provide to poorer ones has waned. It declined from 0.3% of the wealthier countries' gross national product in the early 90s to 0.22% in the year 2000. This is accompanied by a perfidious structural perversion. While the rich countries are donating a total of approximately $54 billion in aid to poor countries, at the same time, they are spending three hundred thirty billion in subsidies for their own farmers and thus protecting their own markets. Meanwhile, they are taking advantage of their financial superiority to nip any possibility of reestablishing the equilibrium of global market power in the bud. If capitalism with a human face were in a position to create worldwide social equality, it would have had plenty of time and leeway in the USA by now to achieve this goal. But it's there, of all places, that an enormous rift has evolved during the past 20 years between the salaries earned by managers and by simple workers. Fact 6. In 1980, a manager's salary was on average 45 times higher than that of a non managerial worker. Twelve years later, in 1992, the manager was earning a salary 550 times higher on average than the worker. Now that another 12 years have gone by, we are eager to see what the latest statistics reveal. When politics becomes the handmaiden of business, it would be helpful if businessmen knew how to sensibly wield the power that has been placed in their hands in order to prevent things ending in a disaster. However, although the bundling of enormous economic power has put businessmen in control of huge portions of the population, it is becoming evident that they possess neither the skills nor the moral fiber to steer us toward a realistic goal. This new class is too stupid. To rule globally, you first need a global overview of the situation. But the new class instead propagates something unreal, and in the process of trying to persuade others, ends up believing in it themselves. The crisis of the world economy marches on, but the superclass looks for an outlet in war. They don't have the intellectual resources it would take to act any differently. Their unconscious horizon is suicide. It is now up to the intellectuals to shoulder this huge responsibility and to take on the urgent tasks at hand. Die internationale Gemeinschaft ist angesichts der ökonomischen und sozialen Katastrophe blind und untätig. Mitten im Niedergang wird von unaufrichtigen Führern Optimismus zur Schau gestellt. Man hofft auf wirtschaftliche Erholung, ohne einsehen oder eingestehen zu wollen, dass jeder weitere Fortschritt nach althergebrachten Rezept uns umso mehr in die Katastrophe führen würde. Fakten. Erstens. 1950 hatte ein Bewohner des Planeten durchschnittlich 17.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr zur Verfügung. 1995 waren es nur 7.000. Im Jahr 2020 werden, mit oder ohne wirtschaftliche Erholung, 5 Milliarden Menschen, das heißt 5 Sechstel der Menschheit, an akuter Wasserknappheit leiden. Zweitens. In den letzten 30 Jahren haben die Bewohner der reichen Länder den Fischreichtum der Ozeane durch Überfischung um die Hälfte dezimiert. Drittens. Die Tropenwaldgebiete, die unsere wichtigste Sauerstoffquelle darstellen, schrumpfen jedes Jahr um eine Fläche, die der vierfachen Größe der Schweiz entspricht. Man hat in der Vergangenheit davon gesprochen, dass der überproportionierte Reichtum einer Minderheit zu einem Trickle-Down-Effekt, für Milliarden Armer führen würde. Wer dies behauptete, hat gelogen. Fakten. Viertens. Es gibt heute mindestens 80 Länder, in denen die Einkommen niedriger sind als 1992. Die Superklasse der Reichen, die sich in den letzten 20 Jahren herausgebildet hat, indem sie die Strukturen des Rechtsstaates zerstörte und die Regeln des freien Wettbewerbs verletzte, während sie dessen Tugenden pries, glaubt nur an den unmittelbaren Konsum der Zeit, der Natur, des Ersparten, des sozialen Reichtums. Ihr Blick reicht nicht über Wohlstand und unmittelbare Macht hinaus, sie lässt jede Vorausschau vermissen. Mit der essentiellen Unterstützung, die durch den Apparat der Medien, die Rolle der Banken und anderer Institutionen gewährleistet ist, widmet sie sich der großen Umleitung des Ersparten. Von einer Quelle der Finanzierung allgemeinen Wohlstands zur Finanzierung der Superklasse, die die Verwaltung übernimmt. Die Reichen sind durch diese Bereicherung weder großzügiger noch klüger geworden. Fakten: Fünftens. Die Hilfe reicher an arme Länder hat sich verringert. Sie fiel von 0,3 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts am Beginn der 90er Jahre auf 0,22 Prozent im Jahr 2000. Dazu kommt eine hinterhältige strukturelle Pervertierung. Wenn die reichen Länder insgesamt ca. 54 Milliarden Dollar an Hilfen für arme Länder spenden, so schütten sie in derselben Zeit 330 Milliarden an Subventionen für die eigenen Bauern aus und schützen so die eigenen Märkte. Während sie ihre wirtschaftliche Überlegenheit dazu benutzen, jegliche Möglichkeit einer Wiederherstellung des Gleichgewichts der globalen Marktkräfte im Keim zu ersticken. Wenn der Kapitalismus mit menschlichem Antlitz in der Lage wäre, ein weltweites soziales Gleichgewicht zu schaffen, so hätte er in den USA selbst genügend Zeit und Spielraum gefunden, seine Vorzüge ins Treffen zu führen. Doch ausgerechnet dort hat es in den letzten 20 Jahren ein enormes Auseinanderdriften im Verhältnis zwischen den Gehältern von Managern und einfachen Arbeitern gegeben. Fakten 6. 1980 war das Gehalt eines Managers durchschnittlich 45 Mal höher als das Gehalt eines einfachen Arbeiters. 1992, zwölf Jahre später, war das Gehalt eines Managers durchschnittlich 550 Mal höher als das des einfachen Arbeiters. Nach weiteren zwölf Jahren sind neue statistische Erhebungen zu erwarten. Wenn die Politik zur Markt des Geschäfts wird, um zu verhindern, dass die Dinge in einem Desaster enden, wäre es nötig, dass die Geschäftsmänner mit der Macht, die in ihre Hände gelegt ist, umzugehen verstehen. Doch durch die Bündelung gewaltiger ökonomischer Macht ist ihnen zwar auch die Kontrolle großer Menschenmassen gegeben, doch es zeigt sich, dass sie nicht nur sachlich, sondern auch moralisch unfähig sind, ein realistisches Ziel anzusteuern. Diese neue Klasse ist zu dumm, um global zu herrschen, Hätte es eines globalen Überblicks bedurft. Sie propagiert jedoch das Irreale, an das sie, indem sie es andere glauben machen wollte, schließlich selbst glaubte. Die Krise der Weltwirtschaft schreitet voran, doch die Superklasse sucht ihren Ausweg im Krieg. Sie hat nicht die intellektuellen Ressourcen, anders zu handeln. Ihr unbewusster Horizont ist der Selbstmord. Die größte Verantwortung und die größten Aufgaben liegen bei den Intellektuellen. La comunità mondiale è ferma di fronte alla catastrofe economica e cieca di fronte a quella sociale. L'idea bugiardi fingono ottimismo mentre sono già alla deriva. Si spera nella ripresa senza voler vedere e senza dire che ogni ripresa dello sviluppo nei vecchi termini ci condurrebbe direttamente alla catastrofe. Cifre. Nel 1950, in media sul pianeta, un individuo aveva a disposizione 17.000 metri cubi di acqua all'anno. Nel 1995 ne aveva soltanto 7.000. Nel 2020, con o senza ripresa economica, 5 miliardi di persone, i cinque sesti dell'umanità, mancherà di acqua. Negli ultimi trent'anni, gli abitanti dei paesi ricchi hanno cancellato la metà del patrimonio ittico di tutti gli oceani. L'hanno mangiata. L'area delle foreste tropicali che ci fanno respirare si riduce al ritmo di quattro svizzere ogni anno. C'era stato detto che la ricchezza, anche smodata, dei pochi, avrebbe provocato una ricaduta di benessere su miliardi di poveri. Chi lo ha detto mentiva. Cifre. Ci sono oggi almeno 80 paesi che dispongono di un reddito inferiore a quello di cui disponevano nel 1992. La superclasse che si è formata negli ultimi vent'anni, distruggendo le strutture dello Stato di diritto e violando le regole del mercato mentre ne esaltava le virtù, crede soltanto nel consumo immediato del tempo, della natura, del risparmio, della ricchezza sociale. La sua visione non va al di là del benessere e potere immediato. Essa è priva di progettualità. Con l'aiuto essenziale dell'apparato mediatico, dell'intermediazione bancaria e di altre istituzioni, Essa è impegnata nel grande dirottamento del risparmio, da fonte di finanziamento del benessere comune a fonte di finanziamento della superclasse che ne assume la gestione. I ricchi, arricchendosi, non sono diventati più generosi e neppure più saggi. Cifre. L'aiuto dei paesi ricchi ai paesi poveri è diminuito, è passato dallo 0,35% del loro prodotto interno lordo dell'inizio degli anni 90 allo 0,22% del 2000. Inoltre, con malefiche perversioni strutturali, se i paesi ricchi erogano Collettivamente circa 54 miliardi di dollari in aiuti ai paesi poveri, essi erogano nello stesso tempo 330 miliardi di dollari in sussidi ai coltivatori dei paesi ricchi, proteggendo così i propri mercati e schiacciando con la propria potenza ogni possibilità di riequilibrio del mercato mondiale. Se il capitalismo compassionevole fosse stato capace di gestire gli equilibri sociali mondiali, avrebbe avuto negli stessi Stati Uniti d'America tutto il tempo e l'aggio di mostrare le sue virtù. Ma proprio in quel paese si è assistito, negli ultimi venti anni, alla smisurata e insensata dilatazione del rapporto. Tra le retribuzioni dei manager e quelle dei dipendenti. Cifre. Nel 1992, dopo 12 anni, la retribuzione di un manager in media era diventata di 550 volte superiore a quella di un dipendente. Quando la politica diventa ancella degli affari, per evitare che le cose finiscano in un disastro, occorrerebbe che gli affaristi fossero all'altezza del potere che capita loro nelle mani. Ma gli affaristi, portati al comando di grandi masse umane da congiunture di strapoteri economici, si rivelano oggi, moralmente oltre che praticamente, incapaci di guidarle verso una meta realistica. Troppo stupida questa nuova classe, per dominare il mondo globale avrebbe dovuto avere vedute globali. Essa pratica l'advertising dell'irreale, quell'irreale al quale facendo finta di credere ha finito per credere. La crisi dell'economia globale è in atto e cresce. Ma la superclasse cerca di uscirne con la guerra. Non ha le risorse intellettuali per fare altro. Il suo inconsapevole orizzonte è il suicidio. È sugli intellettuali che gravano i compiti maggiori e le responsabilità più grandi.